Nuove regole e più precise circa l'utilizzo di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, che si trova in una zona fortemente urbanizzata. Questa potrebbe essere la filosofia di fondo che spinge il primo cittadino Brumurzi verso un utilizzo più soft del prestigioso palcoscenico, diventato in poco tempo uno dei grandi punti di riferimento per lo spettacolo estivo locale. Come ho detto l'altro giorno in Consiglio Comunale, è il momento di fare le valutazioni complessive, quindi dobbiamo ancora ottenere i dati delle presenze, valutare tutto quanto, però è evidente che dobbiamo rivedere alcune impostazioni della villa, dobbiamo cominciare a riconsiderare un secondo, tenendo presente la sua ubicazione. Non ci spostiamo di una virgola rispetto a quello che avevamo detto in campagna elettorale. Dal nostro punto di vista rimane il fatto che la villa è in una zona estremamente urbanizzata e quindi la sua presenza deve essere un po' più soft. Ci immaginiamo una sede espositiva, ci immaginiamo anche concerti di altro tipo che non così impattanti da un punto di vista del rumore e del disturbo. Quindi è un momento in cui vanno fatte le somme e cominciato un percorso nuovo. Il parco è stato oggetto di un intervento previsto dalla precedente amministrazione per l'insonorizzazione. Erano dei fondi regionali che ormai erano stati stanziati, un progetto già approvato, c'erano perfino le ditte che avevano vinto le gare, per cui noi l'abbiamo portato avanti. Questo progetto di insonorizzazione però era tarato sul numero minore di spettatori e su un tipo di attività diversa, quella nella quale noi vorremmo rientrare. Poi bisogna tenere presente anche altre cose, un esempio fra tutti è che il Lido di Camaiore sta per aprire la Bussola Domani, l'ex Bussola Domani con Mimmo D'Alessandro.